sto andando a Milano. Questo posto è meraviglioso. Drink molecolari strani. E si parte per Milano. Valigia pronta, alla mano, vamonos. Il treno l'ho preso. Sto andando da Bologna a Milano. Da Ferrara a Milano, solo che per poter arrivare devo fare la tappa a Ferrara a Bologna, poi da Bologna vado a Milano. Quindi adesso sono subito. Il treno è quello a Ferrara a Bologna. Tutto il treno è arrivato in ritardo di 10 minuti e ho 15 minuti fra un treno e l'altro. Quindi dovrò fare giusto una con la corsetta per non perdere quello da Bologna a Milano. Che mi speriamo bene. Incrociate le dita per me, per favore. Vado appunto a Milano per 3-4 giorni, giusto perché oggi è stato, era mercoledì, oggi è stato l'ultimo giorno di scuola, poi ci sono le vacanze di Pasqua, che vabbè è una settimana, quindi per i primi 3-4 giorni sto a Milano e poi torno a casa proprio sabato sera, così la domenica di Pasqua ovviamente la passo a casa e poi sto a casuccia per il resto delle vacanze. Niente, questo, questi sono i programmi. Tra l'altro oggi è il compleanno di Chico, quindi non so se ha qualcosa in programma come festeggiamento, staremo a vedere. E però di sicuro appunto lui lo vedrò, poi vedrò Brian ovviamente, quindi sono carica. Sicuramente saranno 3-4 giorni fantastici. Se sì, riesco ad arrivarci a Milano e non perdo il treno, però questo resta sempre un bellissimo dubbio. Yeah. Tra l'altro per il tatuaggio che ho fatto ieri devo ancora tenere la pellicola protettiva, quindi mi sento un po' un salame imbacuccato, non riesco neanche bene a muovermi perché ho paura di me. Insomma, sono quelle condizioni ideali. E domani la pellicola passa a toglierla, tutto a posto, finita. Questo si prosegue nel viaggio, fra 10 minuti in teoria dovremmo arrivare, cioè dovremmo essere lì adesso, ma questo è il dato, non so. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Over the castle on the hill, over the castle on the hill. Comunque sì, sono arrivata a destinazione, anche perché poi appunto non sono scomparsa da tipo ieri in treno. E questa è l'ultima cosa che ho detto, non lo so perché sono arrivata appunto ieri, ma poi mi sono un po' persa e mi sono dimenticata di vlogare. Siamo rilassati, poi siamo andati a festeggiare il compleanno di Chico. Esattamente, ieri era il compleanno di Chico che ha compiuto 23 anni. E calcola, allora l'altra sera appunto quando abbiamo festeggiato a mezzanotte, per non dirgli auguri per i tuoi 23 anni, abbiamo iniziato a dirgli auguri per, cioè, tipo buona 23esima primavera. E questo? Perché questa è la sua 23esima primavera invece dei suoi 23esimi. È un bel modo di vederla, mi piace. Però dire così anch'io al prossimo compleanno, allora. Dove stiamo andando adesso? Non lo sai neanche tu in realtà dove stiamo andando. Appunto, non lo so. Stiamo andando verso le montagne, verso l'infinito e oltre. No, stiamo andando qui dalle nostre parti, cioè dalle mie parti. Le nostre parti sono le montagne, sono posti carini da visitare. No, andiamo a visitare, però dove si vede, dove c'è una bella panoramica. Adesso vedete. Ok, vedremo. Dove vi portiamo? C'è un tempo curioso. Bellissimo ed è primavera. Sì, sono un sacco curiosa. Io sto già iniziando a sudare. Devo abbassare il finestrino, però sennò poi non si sente. Già, quindi ciao, perché abbiamo l'emergenza caldo. Sono quasi arrivate. Oddio, è ritenuta. Sei bella, baby. Sgamata. You can't stop it from shining through. It's true. Tutti quanti nella terra di morte. Qui. Tutti i giovani baldi. Giovani baldi? Baldi giovani. Baldi giovani. Tutti i baldi giovani possono riscoprire il loro potere interno e creare un legame con il mitico signore della Rasmetto di tutto. Però è molto bello. Reaction. Sono io davanti al suo. Bellissimo. Questo è meraviglioso. Freddo, però questo posto è il mio piccolo paradiso. Cioè io non l'abbiamo trovato. Niente. L'abbiamo trovato. Io sto impazzendo. Mi piace.
adesso, lo intendevo che voglio morire. Quando arriverà la mia ora, questo è il posto dove voglio andare. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire. Sto fuori di testa se non mangio. Ma fa? Mangiamo da taco burger. Mangiamo il taco, secondo te? Io voglio un taco. Perché? Spiego perché. Perché nella mia città non c'è un messicano. Io sono in astinenza da messicano. Perciò io tacos. Tu? Cosa vuoi? Io... io devo mangiare un burrito, voglio il burrito, voglio. Oggi ci ho pensato che voglio un burrito, voglio. Non è stato un burrito, sai? Il burrito è una piadina chiusa alla fine, tipo bella arrotolata. No, stra voglio un pesante messicano a Ferrara. Ripiena di un sacco di carne, fagioli, tipo salsa guacamole, quelle cose, un batto di tutto quello che vuoi, dipende poi. Però dopo vedranno il posto più picco dove stiamo andando. Aha. Che spoiler alert. Lo stomaco e poi andiamo anche da altre parti, dai. Pensavo che siamo ricchi, che facciamo mille cose, ma in realtà ci abbiamo una lira in questa volta al mese in cui ci vediamo, esatto. E poi andassimo, dovremmo andare in uno di quei posti tipo dove ti danno le porzioncine così e spendi, no, spendi 100 euro per quei posti. Solo perché li odio. Però io non ci sono mai stato in un posto così. Però amore, realtà, per capire. Curiosità, quando sono stato 2 anni fa ormai, sì, 2 anni fa, al Taste of Milano, che tipo è una, tipo una fiera, fai con tutto. Ristoranti di alta cucina, alta, roba di alta cucina. Okay. Dico, ho mangiato la testa di uno sgombro. La testa di uno sgombro, un po' strana, essiccata era. A parte questo, amore, sai perché dicono facciano le porzioni piccole nei ristoranti di lusso? Perché lo chef, in poche parole, quando fa il menù, racconta una storia, no? Quindi parte dall'antipasto. Sono le varie porte a mangiare tutte. Per la storia inizia e deve riuscire a finire. E finisce quando finisci. Però quando... mi sta bene così, va bene. Però se voglio ancora fare. Però intanto sì, devo assicurarmi che alla fine di questa storia sarò sfamata. E poi non ci sto che ogni una di queste portate, di questi capitoli della storia costi 100 euro. Sì, cioè, nel senso, se proprio devono essere piccoli e solo una piccola parte della storia, deve essere piccolo anche il prezzo. Questa è la mia petizione. Io dico così. Molto interessante come cosa artistica, in realtà capisco e ci sto. Mi interessa. No, però abbassate i prezzi. Insomma, se dobbiamo, così cioè, anche noi poveri comuni mortali possiamo sentire le vostre storie che avete da raccontare. Se il mio autista si perde, siamo fregati. No, perché no, io. Andiamo a arrivare a destinazione. Il GPS tra 300 metri, girare a sinistra. Quello è riferito a me, ovviamente. Ah. Del mio set work. È vero, sono una capra. Capricio. Devo dire cosa devo dire. Lo vedranno fra un attimo. Adesso. Niente spoiler, aspettiamo che arrivi il cibo. Da un punto di vista, lo dico. Io sono. Io odio delle persone che si spoilerano. Quindi male. Hanno spoilerato il finale di Breaking Bad. A me hanno spoilerato la prima puntata, però è questo il fatto. Che abbiamo spoilerato Grey's Anatomy, che moriva uno dei personaggi principali. Me l'hanno spoilerato anche a me, cioè, però non l'ho mai visto. Ma tu non lo seguivi con così tanto. Io ero tipo 2 puntate prima, quindi sai, ci stavo arrivando, ma ancora non avevo idea. Me l'hanno spoilerato malamente, cioè. Odio per questa gente. Vergogna. Voi il tuo solito vizio di lasciare la videocamera ovviamente qua sul tavolino dal bagno. Bellissima. E oggi sono un sacco felice. Mi sto arrivando dal bagno, quindi mi è fregato. I lati di telecamere ritornano. Tornano col tiro. Stavo dicendo che sei bellissima. E poi arrivo io così. E che oggi sei un sacco felice e mi fa un sacco piacere. Questo stavo dicendo. È arrivato il cibo, che bello quando arriva il cibo, sì, velocemente, mamma mia. Cosa? Pure buona patata. Vai tranquilla. Non ti ha visto nessuno, giuro. No.
Faccio cosa c'è dentro, vediamo. Sono dei mega nachos questi, che è più grande della mia faccia. Però non ci hanno dato la salsa piccante, non ce l'hanno, mi sa. Peccato. Ecco, è per sentire felice e poi burrito impacchettato. Buono? E? Dico, lo so che mi stai invidiando, adesso mi manderò una foto. Ovviamente vuole sempre mangiare il taco, perché si è innamorato. Però non riesce mai, poverino. Guarda, gli è finito sui pantaloni. No. Donna appena facendo un burrito. La prima volta. Qual è il giudizio? Buono. Molto buono. A me queste cose più brevissime sono buone, c'è poco da fare. Perché se le mangiassimo tutti i giorni probabilmente diventeremmo dei baldoni, però ogni tanto. Se non digerirò mai questo gol. No, probabilmente no. Carne, riso, cose. Sociale, sociale. Non devi, in realtà stai guardando i miei video. Abbiamo finito tutto comunque. Mio Dio. Mangioni. Che non siamo altro. Com'era buono? Io faccio il pollicione in su. Buono. Muy muy buena. Adesso andiamo. Adesso andiamo in questo bar che è proprio fuori da qui. Dunque ci troviamo in un locale qui dalle mie parti dove servono dei drink molecolari strani, particolari appunto. Io ho preso Dexter, in pratica ho dovuto tagliare, incidere il sacchettino per far scendere una parte del drink. Invece il suo è Dr. Jekyll e Mr. Hyde, si tratta di due ampolle, come vedete una e una due. E poi questa qua diciamo è un'altra cosa tipo misurino e si mischia tutto quanto qua dentro. Quella è tipo lo yogurt. Questa è la buona cosa di yogurt. Ma che ho l'arancia? Io non l'ho ancora assaggiato quindi. No, ma non ci voglio stare in cielo. Quella è l'arancia. Vai. Wow. Quello di brutto è fragola, quello di rosso. Ah. Frutti di bosco. Profound in your head.